parlé japonais, c'était vraiment agréable pour dire quelque chose vraiment profondément. No, 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 no. Se vorrebbe parlare in giapponese per dire qualcosa di profondo, già, già. Mais, già col francese facciamo fatica. Donc, langue française, ça c'est un peu similaire à l'italienne. Donc, depuis hier, avec mon ami Jean-Luc Truel, qui m'a aidé de expliquer avec de langue française, et m'a beaucoup de suggestions qui m'a donné. La lingua francese è un po' simile a quella italiana e grazie al mio amico Jean-Luc Truel abbiamo organizzato e scritto queste parole per voi. Tout d'abord, je remercie particulièrement le docteur Giovanni Pietro Salvi de m'avoir invité à cette conférence. Ringrazio il dottor Gian Pietro Salvi, ma Fulvio De Nigris, perché qui a San Pellegrino ti ho pagato io, ma qui paga tutto lui, per cui ringraziamo il Fulvio per averci invitato a questa conferenza. E je remercie également docteur Jean-Luc Truel de m'avoir encouragé à participer à ce congrès. E soprattutto il professor Truel che mi ha incoraggiato per partecipare, per venire a partecipare a questo congresso degli amici di Lucca. Aujourd'hui, je parlerai musico-kiné-thérapie. Lorsque j'ai commencé la musicothérapie, j'étais un étudiant à l'université de musique d'Osaka. Vi parlerò della musico-kinesi-terapia e io ho incominciato questo percorso quando ero studente all'Università di Osaka e studiavo la musicoterapia. Professor Yamamatsu, docteur Université de Kyoto, avec une formation sur les talents musicaux. Con il professor Yamamatsu, che all'Università di Kyoto formava i giovani talenti musicali. Il faisait de la musicothérapie pour les enfants autistes. Lui lavorava con la musicoterapia sui bambini autistici. Il utilizza la musique de Mozart. E utilizzava la musica di Mozart. En 1968. Nel 1968. À cette époque, Madame Juliette Arvin est venue à Osaka pour faire de la musicothérapie pour les enfants autistiques. Per i bambini autistici venne a Osaka la signora Juliette Arvin per fare della musicoterapia. Elle est spécialiste de musicothérapie et très célèbre aussi, elle est violoncelliste. Era una violoncellista ed era molto famosa e specialista in questa terapia. A peu près au même moment, j'ai participé à la musicothérapie en tant que pianiste et saxophoniste. Nello stesso momento io partecipavo a studi di musicoterapia con un pianista e un saxofonista. Quand j'ai joué, les enfants ont eu une réaction très agréable. Quando io ho suonato questi bambini, essi hanno avuto una reazione agreabile, piacevole e positiva. Alla fin della terapia, des enfants touchaient le clavier de piano e touchant mes doigts. Alla fine della terapia, essi toccavano il piano e le mie dita. Normalement, les enfants aussi autistes ne touchent jamais d'autres personnes. Normalmente i bambini autistici non toccano mai le altre persone. Donc, c'était une surprise pour moi et quand je joue le saxophone ou piano interprété, toujours les enfants qui étaient très très heureux. Per cui per me è stata una sorpresa e ho visto che questi bambini quando io suono il piano diventano molto felici. Donc,
elle saute beaucoup, j'ai ajouté le trampolin pour la musicothérapie. Per cui è importante, per cui questo per me è stato il trampolino per lavorare sulla musicoterapia con queste persone. E 1972 j'ai quitté le Japon pour étudier le saxophone dans une école supérieure de Chicago. Nel 1972 ho lasciato il Giappone per andare a studiare in una scuola superiore di Chicago. Après cela, j'ai appris la composition pour le saxophone au conservatoire de Bordeaux, France. E dopo gli Stati Uniti sono andato a imparare a suonare il saxofono al conservatorio di Bordeaux. Lorsque j'ai visité un hôpital pour les enfants, un foyer de soins, une infirmière d'une salle de psychiatrie. E poi ho avuto l'occasione di andare a visitare un ospedale in una sala di psichiatri, praticamente dove c'erano i pazienti psichiatrici. Pendant 10 ans, lorsque mon séjour en France, je suis retourné au Japon pour des concerts et j'ai fait de la musicothérapie pour les enfants. Dopo la Francia sono tornato in Giappone e ho incominciato a organizzare dei concerti di musicoterapia per i bambini. Au moment de la réunion de musicothérapie, il y avait une question du public: pourquoi utiliser le trampoline? E quando facevo questi concerti mi chiedevano sempre perché io utilizzavo il trampolino. Cependant, le professeur n'a pas répondu. Ma il professore non ha risposto. J'ai donc répondu: il est amusant pour un enfant de sauter sur un trampoline. Et cela stimule les activités au cerveau. Io ho spiegato che il trampolino era divertente e stimolava le attività del cervello. Mamma, lui chiama il trampolino. Tutti vi chiedete cos'è questo trampolino. Allora, il trampolino sono quelle attrezzature con quel telo elastico, hai capito? Dove bambini tanta che vedete quando ci sono le giostre, quando ci sono non so, il tappeto elastico, però alzato da terra, per cui fanno proprio dei balzi. Questo è il trampolino. Lui-même qui implique la vision et qui implique vision, embellement. Et cette fois, professeur a déclaré: la science ne peut pas faire confiance. C'était contre mon opinion. E per cui a questo mio intervento il professore rispose: la scienza non è una cosa scientifica e tutto questo lavoro va contro la mia opinione del professore. Avec cette opportunité, j'ai commencé à étudier la science du cerveau. Dopo questa opportunità ho cominciato a studiare le scienze del cervello, cioè il funzionamento del cervello. Un enfant idolocéphale écrit des lettres en 6 mois pour marcher. Per esempio, un bambino con un idrocefalo in 6 mesi riuscì a scrivere delle lettere. E il peut échanger avec les autres les enfants. E poteva comunicare con gli altri bambini. Marcher, écrire, parler, c'est la fonction de la dopamine, alors qu'on n'avait pas conséquent. Je pensais applique kiné musicothérapie. Egli poteva scrivere, camminare, parlare e cantare. Oui. Per cui io mi sono applicato a quest'idea della musico-kinesiterapia. Alla malattia di Parkinson, poi all'età,
j'ai conscience minimale et l'œil de coma. E quindi ho applicato queste mie tecniche anche nella malattia di Parkinson, negli stati vegetativi e negli stati di coma. Per cui c'è una differenza tra musicoterapia e musicochinesiterapia, perché nella musicoterapia si ascolta la musica e poi c'è la relazione di partecipazione col terapeuta. Invece lui nello stesso tempo fa gli esercizi di fisioterapia associati alla musica. Però per capire questi concetti, se poi vedendo i filmati vedrete che li comprendiamo. Noi abbiamo fatto queste prove su nel nostro istituto. La difficoltà era trovare il gran ballon, la gran boule, perché noi abbiamo i palloni di Bobat, ma questo è di dimensioni mega. Adesso ne abbiamo trovato uno, vediamo. Il marchepan? Il pallone di Bobat, perché qui ci sono i ragazzi che magari non conoscono queste cose. Allora, il pallone di Bobat è una grande palla dove si adagia la persona ammalata e su questa palla si possono fare degli esercizi che poi vedete. E serve molto per rilassare la persona, perché queste persone sono molto rigide, e quindi poi facilitare il movimento. Vedete il pallone come grande? Lui è il fisioterapista, lui si comporta come un fisioterapista dietro il malato. Lo sta sorreggendo. Speriamo che la comunicazione nipponico-bolognese funzioni. Abbiamo tribulato anche noi con quella bergamasca, ma sai, noi col dialetto bergamasco siamo ancora più difficili, abbiamo ancora più difficoltà di voi. Però poi il tecnico è riuscito. Partito, ecco qui. Quindi voi vedete la grande palla arancio, vedete il paziente e Rio che è dietro insieme all'infermiera. Il était bagarre, donc première fois, il est rentré de l'hôpital et nous avons commencé de ma musicothérapie et après à moi. Lui ha incominciato a trattare il paziente quando era ancora grave a letto e dopo un mese, come vedete in sala di rianimazione, ancora qui siamo in rianimazione, è riuscito a fargli fare i primi passi. Ovviamente avrà fatto anche il trattamento fisioterapico, però lui aveva questa missione di fargli anche la musicoterapia. Vedete i movimenti? Non c'è il suono? Si sente, solo che è basso. Forse bisogna alzare un po'. Come? No. Il faut augmenter le volume sull'ordinateur. C'est l'ordinateur qui n'a pas la voix. Encore peu. Accident de voiture. Questo è un signore che ha avuto un incidente d'auto. In generale, noi abbiamo dei pazienti che non hanno blessé dans l'intérieur du corps.
on peut utiliser du corps pour tenir le roi, et après nous commençons des thérapies. Mais cet homme qui était blessé très dur, donc on attendait quelques mois. Allora, siccome questo era un malato molto grave, hanno aspettato qualche mese prima di incominciare la terapia vera e propria. E deuxième session, il a mangé du gâteau. Dopo la seconda sessione ha incominciato ad alimentarsi. Après la troisième, quatrième semaine, il a parlé. E dopo 3-4 settimane ha incominciato a parlare. Et ça c'est une dame qui a tombé l'escalier. Questa è una signora che è caduta dalle scale. Et la première fois mangé deux gommes de sorbet. La prima sorbet, chabet. Allora, j'ai compris. Allora, la prima settimana riusciva a mangiare solo il sorbetto. Elle aime beaucoup de chansons traditionnelles japonaises. Nella storia anamnestica amava molto le canzoni tradizionali giapponese, giapponese, e la chanté, oui. E ha cominciato a cantare. Sono tutti malati gravi, perché vedete che qui hanno un buchetto che è la tracheostomia, che serve per dare l'ossigeno, per far respirare le persone, e quindi questo è un indice di gravità molto elevata. Adesso sul minimo rispondere, ho fatto inizialmente un trattamento di rilassamento su questo pallone di un diametro che non saprei come definire. Un metro e mezzo forse. Eh sì, era molto grande. E questo paziente non manteneva l'ortostasi, quindi l'ha fatto sdraiare prono su questo pallone e ha messo una musica molto rilassante, molto quasi una ninna nanna era proprio. E a questa musica il paziente, che aveva un ipertono specialmente dell'arto inferiore sinistro, ha quasi rilassato la muscolatura. E poi entrambi, sempre sul tappeto, ovviamente sono stati aiutati, sul tappeto abbracciati da seduti, l'assistente... Eccolo qua il mitico trampolino. Fatto muovere il tappeto sempre dal basso verso l'altro, anche questo su una base di una musica sempre ritmata in questo caso. Cioè ha scelto in base ai momenti il ritmo musicale più consono. Certo. Ecco, e questo paziente questo paziente che purtroppo è completamente mutacico, cioè non è afasico globale, innanzitutto sorrideva continuamente, proprio manifestava una sensazione di benessere, era proprio palese. E in più, alla fine di questo trattamento, che è durato un po' più a lungo per questo paziente, era un trauma cranico molto grave lui, ha messo una penna in mano al paziente, prima l'ha fatto scrivere seguito dal professore, cioè aiutava il paziente, l'ha accompagnato a scrivere, poi gliel'ha data in mano e lui ha imitato e ha riscritto il suo nome. E effettivamente poi insomma anche noi eravamo un po' tutti stupiti, perché questo paziente era molto... cioè non ci aspettavamo, diciamo così, una risposta di questo genere, ecco. Ah beh, sicuramente. Per me è stato, anche per me, un'esperienza molto bella, davvero. Sicuramente, oltretutto mi fa piacere dire che qui stiamo parlando di un professore che vive e lavora ad Osaka, in Giappone, quindi non si tratta di fare assolutamente nessun tipo di promo, ma di dire una realtà che è stata preparata, oltretutto, e ci è voluto tempo, siamo stati in contatto circa 3 mesi, professore, quindi... E poi tutto questo metodo terapeutico che è comunque ben spiegato, Rionoda l'ha presentato al congresso, vero professore? Questo è un congresso che hanno fatto a Brescia qualche anno fa sulla musicoterapia e lui era stato invitato come ospite. C'est une femme qui a eu des accidents de voiture aux États-Unis.
Cioè, praticamente fa la musicoterapia, il fa la musicoterapia. No, acupuncture. Ah, ha fatto dall'agopuntura. Continua con agopuntura e probabilmente il trattamento a domicilio. Adesso ci mostrerà delle diapositive, perché anche dal punto di vista clinico hanno fatto degli studi, praticamente con una ricerca sui neurotrasmettitori in queste persone. Allora, visto che qui abbiamo... Today, organization come un sistema di l'abbaye. Il y a la set diapositive, oui. mais non l'autre. Oui. Ecco qua, voilà. Ça c'est une glande de comme mémoire et de la musique aussi, et toutes les actions aussi décident le front, écoute la musique et boire tout réuni. Questa è una teoria loro che sostiene che ascoltando la musica vengono attivate le regioni del cervello, tipo quelle frontali, dove abbiamo la sede del pensiero, le regioni corticali e le regioni temporali e occipitali. Praticamente con la musica loro pensano che tutto il cervello si attiva, che è quello che poi è successo in quella ragazza che avete visto, dove il cervello ovviamente era poco attivo, e con la musica e con gli esercizi sono riusciti ad attivarlo in maniera che poi le connessioni cerebrali sono aumentate e quindi il livello di coscienza è aumentato. Je dois expliquer au public, parce que le public sont des jeunes étudiants. No, allora, adesso lui vi spiegherà che hanno fatto anche una ricerca sui neurotrasmettitori. Cosa sono i neurotrasmettitori? I neurotrasmettitori sono quelle sostanze chimiche che fanno comunicare tra una cellula nervosa e l'altra. Perché quando noi parliamo, pensiamo, vediamo, ascoltiamo, ci sono tutte queste interconnessioni tra le cellule nervose che fanno sì che noi sentiamo e capiamo quello che ascoltiamo, sentiamo e capiamo quello che dice un'altra persona. Questi neurotrasmettitori, quando tu sei un malato in coma e hai avuto una lesione, praticamente si riducono di intensità, sono scarsi, sono pochi. Quando poi il paziente recupera, questi neurotrasmettitori aumentano. E loro hanno fatto questa ricerca, e hanno fatto questa ricerca facendo vedere che la dopamina, che è un neurotrasmettitore che noi abbiamo nel nostro cervello e che si attiva soprattutto quando siamo felici, contenti, aumenta sì. Anche l'altro aminoacido, sì, anche l'altro acido glutamico, tutti questi neurotrasmettitori con il trattamento della musicochinesiterapia sono aumentati, il che vuol dire che il trattamento è efficace, ed è la prova scientifica che quello che lui ha fatto ha creato un cambiamento in senso positivo. La norepinefrina è un altro di questi neurotrasmettitori che è come l'adrenalina, più o meno simile all'adrenalina. Quando voi avete una prova, andate a fare l'esame, ho la scarica di adrenalina perché sono sotto tensione, quindi devo dare il meglio di me stesso. E quindi l'adrenalina aumenta. Quando siete in coma l'adrenalina non l'avete di sicuro. E con questi trattamenti che lui fa, hanno dimostrato i suoi amici medici, che questi neurotrasmettitori salgono, aumentano. Beta endorphine comme morphine, ça c'est très bien
pour des stimulations de guérir de tous les systèmes de neurones, pour avoir dopamine, avant dopamine, de endorphine et cavaline qui a provoqué d'avoir plus de dopamine dans le cerveau. E altri neurotrasmettitori che aumentano sono quelli delle endorfine. Le endorfine sono quelle del piacere. Quando il vostro fidanzato vi dà una carezza, le vostre endorfine e le vostre encefaline salgono. E questo lui ha dimostrato così che la musicoterapia è un momento piacevole, è un momento aggreabile, cioè è un momento che rende felici queste persone che noi trattiamo con la musico-kinesiterapia. E questi grafici vi fanno vedere che prima del trattamento tutti questi neurotrasmettitori erano scarsi e dopo il trattamento invece sono aumentati, che corrisponde praticamente all'evoluzione clinica di questa ragazza, che prima era in stato di coma, poi era in stato di minima coscienza e poi è diventata partecipe e attiva nell'ambiente. Conclusion. Le développé de activation, come activation de cerveau avec le dopamine, ça c'est très bon pour guérir des blessures, de partie blessures de cerveau. Aussi avec du yoga, avec le yoga, on peut donner avec la musique aussi stimulation de trampoline. Ça c'est comme une autre façon de soigner les comas. Allora, per farvi la sintesi, con questo metodo della musicinesiterapia, come la musicoterapia, è un sistema a latere a tutto quello che facciamo per far migliorare queste persone in stato di coma, documentato da questi lavori sui metaboliti. Donc, il faut les patients devaient être tout debout et essayer marcher. Ça c'est de protéger de mémoire, donc hippocampe, c'est bien, bien protégé avec activation de dopa. Donc Alzheimer, aussi, dementia aussi, on peut protéger des avant de pénibles de sans mémoire, des actions, on peut défendre de hippocampus. Allora, sostiene che oltre alla cura, come abbiamo visto, questo è un ottimo sistema anche preventivo per prevenire i disturbi, per esempio, nella memoria, cioè le lesioni dell'ippocampo, che è una zona del cervello deputata alla memoria, che quando andiamo su con l'età riduce la sua attività e quindi diventiamo degli smemorati. Questo metodo, la musicoterapia, la musicochinesiterapia, servono anche a prevenire questi disturbi, così come nel Parkinson, come in tutte le malattie neurodegenerative, quelle dovute all'età. Merci beaucoup. Bene, vi saluta. Allora, se avete delle domande da fare, se vi viene in mente qualcosa da chiedere al professore, facciamolo. Vieni, vieni. Prima le signore. Allora, una domanda molto semplice. Rionoda ha fatto anche pratica o preparazione in fisioterapia per poter poi agire con tanta competenza su questi corpi in difficoltà. L'altra domanda è: c'è bisogno di un'equipe abbastanza numerosa di persone attorno al paziente per poi trattare, come abbiamo visto nei video? Perché mi ha molto colpito che un musicista sia così abile poi nel trattare con i corpi inerti. Allora, la domanda è: si vous êtes aussi fisiothérapeute
parce que vous faites de la physiothérapie aussi à la, à la, à la musicothérapie. Il a demandé qu'il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu es alors? Je suis musicien, je suis un homme normal. Je le sais. Donc, si, si on demande de physiothérapeute, et toujours sa façon de toucher les patients, oui. Mais cette méthode qui n'a pas succès de temps en temps, tu marches avec le courage, mais toujours ordre. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais nous, non, nous supportons et vous voulez manger, vous pouvez marcher, vous aimez quelques musiques. Donc, on chante, on aide qu'il veut. Donc, marchant, chanson, mangeant, tremblant, mélange de toutes sortes. Donc, physiothérapie, toujours. C'est une méthode simple, mais il n'y a pas de contact humain plus. Donc, je ne suis pas physiothérapeute. Mais s'il n'y a pas de danger, on peut aider. Lui dice che non è un fisioterapista, ha un dottorato in physical, che è filosofia della medicina, però lui sostiene che per quello che fanno loro, cioè che cercano di aiutare questa persona con esercizi semplici, tipo stare in piedi, tipo cercare di camminare, tipo star seduti, non c'è pericolo, allora lui pensa che si può fare, anche perché è con la musica praticamente è un contatto molto più umano, molto più coinvolgente rispetto al semplice esercizio che fa il fisioterapista, che è solo quello di muovere i segmenti del corpo tipo l'arto superiore o l'arto inferiore. Bien sûr, je travaille moi-même avec des bouquins aussi. J'ai étudié deux comme acupuncture aussi, mais je ne suis pas de docteur d'acupuncture. Mais quand même, il y a un point très important avec Megabol. Derrière d'eau, je peux soigner et même vous, le mal au dos, avec Megabol, on soigne. Donc, je n'ai pas de diplôme d'acupuncture, je n'ai pas de diplôme de tout ça. Mais nous avons beaucoup d'expérience. Il y a longtemps au Japon, massage, pouce. Ouais. Et heureusement, acupuncture japonais, il est là. Et peut-être directement, on peut traduire japonais. Il comprend italien. Dozo, kite kudasai. Dozo, kite kudasai. Bon, ci complica ancora la vita. C'è un altro signore che viene dal Giappone, però spero che parla italiano, perché meno male. Extraordinairement, oui. Allora lui dice che in Giappone l'agopuntura è una cosa che lui non è agopuntore, però è una cosa molto diffusa, per cui conoscono i punti di agopuntura che possono trattare con semplice uso delle mani e non dell'ago, per cui abbinando la musicoterapia, abbinando il trattamento sul pallone, abbinando le conoscenze che loro hanno con l'agopuntura, nel senso di massaggio dei punti dell'agopuntura, riesce a trattare queste persone senza difficoltà. E noi qui abbiamo il signor Takeuchi, che oltre a essere un tenore, mi ha detto che era un tenore che cantava l'opera, perché i giapponesi amano molto l'opera, però lui invece è agopuntore e anche shiatsu, mi hai detto ieri sera. Massaggio di shiatsu. Sì. Massaggio shiatsu. Quindi cosa devo chiedere a lui? Avete improvisiamo, ragazzi, datemi una mano, qui improvvisiamo. No, beh. Alessandro, tu volevi chiedere Alessandro. Oui. Question, domande e après traduire en japonais, donc directement. Innanzitutto come testimonial della Casa dei Risvegli,
trovo, vedo e sento che c'è stato stamattina un grosso passo pratico, ma anche poetico. Quello che mi interessava dire al professore è questo. Probabilmente lui ha stamattina ha spiegato che un medico è un artista. L'arte della medicina è totale, a 360 gradi. Arte della medicina è corpo, arte della medicina è musica, suono, vibrazioni. Quindi questo voglio ringraziarlo per le connessioni poetiche che sono fondamentali, che sono norma e natura probabilmente da voi, norma e natura. Da noi sono eccezione, rarità e viste non... No, non traduce? Traduco io? No, allora lo faccio... No. No, allora lo faccio a pezzettini. Io non mi ero rilassato. Aspetta allora che... No, perché voglio che arrivi al professore. Rimettiamo in moto l'encefalo. Allora, il la di... Lui è un tenore. Allora, scusa, moi. Il la di, Kanjapon, pour habitude, la votre médecine, aussi médecine et aussi art, aussi musique... et aussi littérature. Mais c'est normal chez vous. Mais en Italie, non, en Italie c'est une obsession. Donc, l'obsession est difficulté nel accettarlo e nel crederci. Il y a une grande difficulté nell'accettare ça et en le croire. Oui, mais quand même, si j'ai pris de contact avec docteur chirurgien de neuro, c'est facile pour faire des musicothérapeutes, même musicokinétothérapeutes. Nous avons travaillé déjà 23 ans avec le docteur. Donc, j'ai demandé à... Un moment. Alors, lui dice invece che in Giappone è facile questo lavoro tra loro e per esempio il neurochirurgo. Lui è 23 anni che lavora con un neurochirurgo che lo fa entrare nella sala. Sono di connessioni tra fisioterapista che non vuole pas fare autre chose che des méthodes étudiées avant. Donc il ne voulait pas étudier encore quelque chose différemment. Praticamente invece il fisioterapista ha le sue tradizioni, i suoi modi di lavorare e lui vuole andare oltre questo. Oltre la parola. Arrivo alla domanda, che invece è meno poetica, ma mi serve per capire. Chi paga? Quella, oltre a pagare un pagare fisico di onere, chi paga quell'operazione? Paga la famiglia? Paga lo Stato, paga... Chi paye la famiglia? D'abord, de payer avec des familles, ça c'est, il n'y a pas d'assurance de cette session, donc il faut payer les familles. Mais juste pour l'argent, on a besoin d'aller autour avec voyage, de autocar, de 6 ou 7 équipes de musicothérapeutes. Il est là. Donc, il faut demander à l'argent pour le payer. Oui. Se non hanno assicurazioni, è la famiglia che paga. Oui. Ma ci sono le assicurazioni, eventualmente, sì. Oui. E a casa vuol dire che pagano invece, se alla maison, se a casa paga la famiglia. Se le patient c'est à la maison, c'est la famille qui paye. Bien sûr. Bien sûr. In hôpital, acupuncture aussi dans la maison et le pays. In hôpital invece paga dans l'hôpital, c'est l'hôpital qui paye. Jamais. Non. Parce que l'hôpital qui a préparé l'argent pour la publicité de l'hôpital de Osaka Ishikiri active sociale et on ne demande pas de quelque chose plus l'argent, mais quand même il a sécurité d'avoir des musicothérapeutes chaque mardi, 6 personnes à l'allouture, tarif de transport.
messe all'ospedale equip. Però ha detto che tutto questo equip. Sì, sì. Allora loro hanno l'equip che una volta alla settimana va in ospedale, va in ospedale a fare il trattamento, ed è l'ospedale che paga la venuta, l'aereo e tour, che paga il fatto che vengono e tornano a casa, quindi gli pagano loro questa trasferta e questo lavoro. È l'ospedale, in ospedale. In ospedale. Casa no. Allora, qui è un tema culturale. Mi dispiace dire, è un tema di apertura mentale, è un tema di poteri anche, poteri. Da noi il potere ospedaliero ha pochissimo, sempre di più, ma ha pochissimo avvicinamento a questa globalità e complessità con la famiglia, e questo comporta che significa difendere una scienza contro un'altra scienza, contro un'altra arte. Loro hanno parlato di sciazzo, loro hanno parlato di agopuntura, loro hanno parlato di cose. Da noi, per far passare la musicoterapia, la teatroterapia, bisogna essere degli illuminati. Allora, per me è proprio un tema, diciamo, antropologico, un tema culturale, un tema trascendentale anche. Finché non ci sarà la fine della paura di perdere il potere tecnico e di avere l'ospedale come comando, denaro, comando, controllo e paura di perdere la scienza antica, che da voi invece l'antica è quella moderna, per poter dire a un certo punto: io devo restare ignorante, ma comando io. Se invece mi allargo e apro, devo riconoscere la agopuntura, lo shiatsu, devo riconoscere che l'arte della medicina non è solo la mia, ma è quella di tutti. Sedersi attorno a un tavolo e accettare questo. In Italia questo è impossibile. Culturalmente, antropologicamente e politicamente. Même chose au Japon. Oui, il y a au Japon aussi des mêmes problèmes. Mais quand même, problème, mais quand même, Jean-Luc, il sait la situation du Japon, il peut faire, comment répondre de la situation du Japon. Jean-Luc, tu peux alors, parler de la situation du Japon? Tu viens, Jean-Luc, ici? Sì, sì, anche in Giappone ci sono queste difficoltà, però adesso dice di riferire a Jean-Luc, che è stato da lui in Giappone. Sì, lui è francese. Lui è, allora lui è un neuroriabilitatore a Parigi, e è il fondatore della EBIS, European Brain Injury Society, che raccoglie tutte le famiglie europee dei traumatizzati che hanno avuto delle persone con trauma cranico, e noi come associazione partecipiamo ai suoi lavori a Bruxelles. Oui, je crois avoir compris. Tu viens ici, tu viens ici. Oui. Je crois avoir compris en partie ce qu'a dit monsieur. Ce que je voudrais dire, c'est que la science n'exclut pas l'art et l'art n'exclut pas la science. Si tu me regardes, je comprends bien. Pardon. Oui, je dis, il ne faut pas opposer la science à l'art. Non bisogna contrapporre la scienza all'arte. Ce qui me paraît intéressant dans l'expérience de Ryo Noda. Quello che mi sembra interessante nell'esperienza di Ryo Noda. C'est que cela commence par une expérimentation empirique. Il est musicien, il connaît la musique et il est dans un environnement de réadaptation où on connaît les techniques de physiothérapie. Donc il part avec un patrimoine, mais il expérimente quelque chose qui n'est pas connu. Mais après avoir expérimenté quelque chose qui n'est pas connu, il fait la démonstration scientifique de l'action de son travail. Et je reviens à la dichotomie qui a été présentée par monsieur. Effectivement, beaucoup de choses dans la vie sont dichotomiques. Et il y a une part scientifique de la médecine, il y a une part artistique.
Les deux sont importantes et les deux doivent être pris en compte. Merci pour votre brevité. Grazie per, però allora lui dice che il professor Rio ha fatto una sperimentazione. Lui sì, non è fisioterapista, ma ha le competenze del fisioterapista perché ha visto i trattamenti, ha studiato eccetera. Però lui con questa sperimentazione ha dimostrato con metodo scientifico, perché tutto quel lavoro sui neurotrasmettitori che vi ho fatto vedere prima, vi ho spiegato, quella lì è la prova scientifica che quello che ha fatto lui va bene. Quindi da questa sperimentazione tra l'attività del fisioterapista e la musicoterapia, lui ha praticamente dato una via nuova al trattamento di queste persone, e infatti l'ha chiamata musico-chinesi-terapia. Il nostro collega invece ha presentato un'attività di musicoterapia, che è quella che facciamo normalmente. Lui è andato oltre con questo concetto di musico-chinesi. Empirico, dimostrabile, l'art non è empirica. Non si dimostra l'arte, e l'arte è la poesia con cui lui ha connesso la connessione di questo, la carezza di cui lui ha parlato e il suono indimostrabile, non dimostrabile, non scientifico. È trascendentale, è poetico, non è scientifico, non è empirico. Che lui diceva che a ispirazione del Giappone adesso pagano anche nei musicoterapisti, altre parti del, come lei diceva, non è scientifico, però coprono anche l'assicurazione se sì, fa sì. Un incidente la strada questa cosa che era differenza tra del Giappone e poi anche il pagamento, quando fa un incidente del pagamento del Giappone molto più alto che in Italia. Sì, pagano di più. Me Bergonzoni, sei un artista. Donc il a une vision d'artiste. E il a dit che la global. Me no, cerco di interpretare il tuo pensiero. Ma il a dit che la science, no, che l'art n'est pas science. On peut pas mesurer l'art avec les échelles, avec les neurotransmetteurs. Donc l'art c'est poésie, et il a fait à vous les compliments parce que vous avez traité en manière scientifique les patients, mais aussi avec art. Oh, cerco di trovare un compromesso, cerco di metterli d'accordo. Senti, volevo fare grazie me. Le point de vue de l'art, point de vue médical, point de vue de l'éducation, ça c'est tout la même chose époque de grec, l'ancien grec qui dit qu'Archimède, Platon, tout dit à science ou médical, ça c'est l'art. E lui si rifà ai greci, Platone, Socrate, eccetera, che dicevano che anche le scienze medicali erano arte, ma perché i greci, per i greci era tutto arte. La politica era arte. On ne peut pas savoir quel chemin ça s'est réuni. Juste quelqu'un qui connaisse le chemin, on peut trouver des solutions. Di qua. Quindi bisogna cercare le soluzioni, perché ci può essere una via che unisce tutto, scienza e arte. Jean-Luc? Oh, beh, qui abbiamo scienziati da una parte, artisti dall'altra, dobbiamo metterli insieme, perché dobbiamo trovare i punti in comune, vero? Perché che ci sono già, è così che cresciamo, se no ognuno resta sulle sue posizioni e quindi nasce il pregiudizio che non porta niente. Je suis un médiateur. Io sono un mediatore. Donc... Donc, je cherche à ce qu'il n'y ait pas une opposition entre l'art et la science. Je veux qu'il y ait une rencontre, parce que cette rencontre est utile. Dobbiamo trovare un incontro tra le due posizioni, perché è l'incontro che è utile. Puisque Ryonoda a parlé des références antiques, je voudrais prendre l'exemple d'Aristote.
Aristote a parlé du droit, de la loi. La loi qui a comme objectif la justice. Lui fa l'esempio di Aristotele che ha preso come esempio perché diceva che il diritto porta alla giustizia. La loi c'est la règle, c'est un petit peu comme la science, c'est sur le même plan. La legge è una regola che vale per tutti. C'est une règle qui s'applique à tout le monde. È una regola che si applica a tutti. Qui a une vision universelle. Che ha una visione universale. Mais on voit bien que dans la science comme dans la loi, il y a des situations personnelles, individuelles, où la science et la loi ne résolvent pas les choses. Ma se noi guardiamo nella vita di tutti i giorni, vediamo che sia la legge che la scienza, nelle situazioni individuali, nelle situazioni personali, sia la legge che la scienza, vediamo che non è in grado di risolvere i problemi. E on peut dire qu'il y a donc une approche individuelle globale, une éthique, qui va permettre de résoudre des situations individuelles que la science et la loi ne peuvent pas résoudre. Quindi bisogna avere un approccio individuale, perché un approccio globale non va bene, né per la legge né per la scienza. Mais les deux choses sont utiles. Mais les deux choses sont utiles. Les deux, à l'homme et à la civilisation. Vabbè, allora c'è la civilizzazione. L'art et la science. Ah, je pense qu'ils vont ensemble. Il faut être médecin avec l'art. Volevo fare due domande a Rio Noda. La prima era questa: nel vedere la sua attività che coinvolge anche i familiari in un gruppo molto nutrito, mi ha un po' ricordato il lavoro di Doman. C'è qualche affinità, c'è qualche rimando? Il di che tu le famiglie partecipa alla riabilitazione, alla musicoterapia. Il demain, se vous avez connu Doman, Monsieur Doman, le méthode de Doman, parce qu'il dit qu'il est pareil. Ma è un altro. No. Tu connais Doman? Ma era quello che aveva detto Roberto Piperno questa mattina. Cioè il metodo Doman è un metodo... Anche la Magrini, che adesso anche... È un metodo con una stimolazione intensa per ore e ore e ore. Allora la domanda era, ma serve o non serve? La conclusione era che nei malati gravi non serve perché è troppo intensivo. Ma il suo invece di metodo o quello che è un'altra cosa, l'altra signora o lui? No. Obiettivamente no. È molto evidente e fa molto piacere vedere una ragazzina con uno sguardo perso e poi vederla attiva, vigile, suonare il piano. Ecco, questo successo, lui con chi lo ha condiviso? Cioè con i neurologi, sì, con i fisiatri, con i fisioterapisti? Qu'est-ce que tu as fait avec la dernière fille? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as participé aux autres personnes, pareil, les docteurs, les physiothérapeutes, les logopédistes. Vous avez condivisé, vous avez Nous avons partagé. Parlé dans le congrès de Coma, il Giappone, la società di Coma, il Giappone. Hanno presentato il caso in Giappone alla società dei neurologi. Le famiglie hanno accettato, ma il dottore non voleva pas savoir. Le famiglie hanno accettato bene, ma i medici un po' meno. Ma succede, ma anche da noi succede. Dai, tutti i giorni lo vediamo. Quando hai un paziente così grave in ospedale e faccio un esempio, ma guardate che è una regola abbastanza diffusa e il parente è sempre lì vicino a questa persona e quindi è quello che di sicuro se cambia qualcosa lo nota, va poi a dire guardate che ho visto che mio figlio muove la mano, parla, dice qualcosa e prima che il medico come si dice accetti o si renda conto la prima risposta normalmente dice sono atti riflessi.
E poi invece se il parente insiste, allora vanno a vedere e quindi poi si rendono conto che le cose sono cambiate. Ma questo è un atteggiamento abbastanza diffuso. Io penso dappertutto, prima che il medico si renda conto o accetti che qualcosina è cambiato, in un malato grave dove il pregiudizio è, ecco perché dicevo il pregiudizio, questo non guarisce, hai capito? È difficile. Ma è successo anche a me, guardate, perché siamo tutti uguali, siamo tutti uomini, abbiamo tutti i nostri difetti. È successo anche a me. Io seguivo un ragazzo che era 5 anni che era in stato vegetativo, e che è quello che poi abbiamo presentato, è andato in televisione, c'è stata una diffusione mediatica notevole. Alle 11:30 di sera la mamma mi chiama al telefono, perché siccome io lo vedevo ogni 6 mesi, quindi 5 anni che lo conoscevo, lo vedevo e ogni volta certificavo che era in stato vegetativo, perché se sei in stato vegetativo la Regione Lombardia dà un contributo se lo tieni a casa. Quindi però ci vuole la certificazione del medico, quindi ero sicuro. Alle 11:30 di sera la signora mi chiama e mi dice: dottore, dottore, mio figlio mi ha parlato. Io alla prima risposta ero stanco dalla giornata, ero anche un po' snervato. La prima risposta è stata: ma cosa hai bevuto stasera per dormire? E mi fa: no, 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 ti dico che guarda che fa. Ho detto: vabbè, allora ho reagito così, domani portamelo che così controllo. Il giorno dopo è arrivata e in effetti alla domanda come stai, questo aveva solo il labiale, perché essendo stato tanti anni in coma e tanti anni con i tubi dentro la laringe non riusciva a parlare, però aveva il labiale e gli ho detto: come stai? E lui mi ha risposto: bene. Ho detto: come ti chiami? E lui: avanti così, basta. Per me che era 5 anni che lo vedevo in una situazione, ho capito immediatamente che la cosa era cambiata, e la settimana dopo l'ho ricoverato per incominciare il trattamento riabilitativo di nuovo. Però se non avessi creduto alla mamma e se l'avessi avessi detto: ma no, lascia perdere che è una tua fantasia, avremmo perso la situazione, perché tante volte hanno queste riprese di coscienza, ma se tu non li tratti ritornano da dove sono venuti, cioè dal coma. E quindi, ecco, quindi bisogna avere anche una certa disponibilità ad intervenire e a capire che le situazioni cambiano. Bene, ci sono, ecco una domanda. Oltre a ringraziare Alessandro di aver portato il tema sulla cultura e sull'arte della scienza, volevo sapere quanto conta il fatto che la paziente fosse una musicista in partenza per il recupero, se ci sono dati scientifici sulla differenza fra noi comuni mortali e i musicisti, perché so che lo studio della musica fin da bambini modifica proprio la struttura cerebrale, e i tempi di risposta degli uni e degli altri. Grazie. La domanda è se è importante la petit fille e te musico con la musica, e se tu pensi qu'il y a différence entre le persone che hanno appris la musica e chi non hanno appris. Oui, c'est une question très importante. Je dois dire que elle a de cérébellum qui n'était pas blessé, heureusement. Donc, mémoire de jouer piano, il peut jouer de main gauche et plus en plus évoluer de main droite aussi, avec grâce à cérébellum qui donne tous les signaux du banc, le flanc. Aussi écoute et touche, mange et parle. Toute communication peut être protégée ou inscrite de toutes les idées du cérébellum. Je crois. Allora, dov'è la signora? Ah, là. Allora, dice che
questa ragazza qui è stata fortunata perché nel trauma non ha avuto le lesioni a livello del cervelletto. Allora, il cervelletto perché è importante? Perché tutto quello che voi avete imparato nella vita fin da piccoli a livello manuale, cioè andare in bicicletta, suonare il piano, suonare la tromba e altre cose che fate, queste si depositano nel cervelletto, per cui chi ha fatto musica, ecco qui la risposta, ha un cervelletto molto più attivo, molto più sviluppato, e questo vi aiuta in tutta la vita, compreso quando anche succede qualche cosa che non va. Tant'è che lei ha cominciato prima a muovere la mano sinistra sul piano e poi, siccome il cervelletto era integro, la stimolazione ha suscitato anche attivazione del cervelletto di destra, che ha fatto sì che anche la mano di destra si attivasse sul piano. Quindi la risposta indiretta è che più fai da piccolo, più hai vantaggi dopo, e soprattutto la musica. Professor, ma qui siamo nei tempi, né? Sì. Io sono in ipoglicemia, non so voi. Pour rester sur ce sujet, comment comprendre pourquoi le fait d'avoir une connaissance de la musique avant est un avantage pour après? Traduit la question. La question est si avoir appris la musique en avant, en arrière, c'est un avantage pour. J'ai une réponse complémentaire. Et là, une réponse complémentaire, une réponse outre la tua. Complémentaire. L'apprentissage de la musique s'inscrit dans des structures de la profondeur du cerveau qu'on appelle les noyaux gris centraux. Le strutture della musica, quando noi apprendiamo la musica, si attivano le strutture centrali del cervello che sono i gangli della base. C'est des structures qui sont des structures de fonctionnement automatique. E sono delle strutture a funzionamento automatico, come andare in bicicletta. C'est dans le cerveau reptilien. Se nel cervello rettiliano, cioè nel cervello più antico che noi abbiamo, la parte più antica del nostro cervello. Et cette bibliothèque dans laquelle se trouve l'apprentissage de la musique, c'è la biblioteca dell'apprendimento della musica. C'est tout près des structures de l'émotion. Queste strutture sono vicine alle strutture del cervello che regolano le nostre emozioni. La musique, c'est un des arts qui comporte le plus d'émotions globalement. La musica è una delle tra le arti che crea più emozioni. Et la stimulation de l'émotion va faciliter la sortie de la bibliothèque des connaissances antérieures. E la stimolazione con la musica di queste strutture, che è vicina alle altre strutture che avevo detto prima, favorisce lo sviluppo di queste attività che sono in queste strutture qui, la biblioteca. C'est aussi valable pour le théâtre. Questa interpretazione vale anche per il tuo teatro. Scusami, e la vibrazione del corpo? Le corps. Non costantemente le cervello, le corps. I watt, watt. Frequenza, onda, vibrazione. Le corps. Cioè, ha una lavorazione e muove, e quello lì ne vogliamo parlare. Non parlo, certo, di sentimenti o sentimentalismo, romanticismo, ma il cuore ha una musica, le cor, tutto musica, sinfonie. Le premiere, le cor, sì. Le cor. Pour moi, pour Carlo Ventura. Pour les artistes, c'est le cœur. Pour les neurologues, c'est le cerveau. Pour Carlo Ventura, ci sono parecchi scienziati, sì, che stanno, sì, dicendo, sì, che il cuore ha una frequenza molto più alta del cervello, molto più alta. Anche l'intestino. Sì, anche l'intestino. Vibrano gli organi, suonano tutti. Certo. Allora, non è che è solo una questione di centrale elettrica. No. C'è un'altra elettricità. Un'altra intelligenza. Non la chiamerei intelligenza, la chiamerei proprio luce, frequenza, musica, onda, ma...
professeur, c'est tout ensemble. C'est tout ensemble, tutti insieme. Qui c'è, ci stiamo. Se no, ragazzi, non allora, ne più, dobbiamo chiudere. Secoli di dibattito. Però non è che li possiamo risolvere. Questo rapporto mente professeur, cuore... c'est tout ensemble. Le cerveau avec le cœur et le cœur avec le cerveau. No. Potete venire? Sì. Un attimo, Annalisa Sutera. Sarò brevissima, sì, solo un ringraziamento, brava. Perché moltissime delle cose che sono state dette oggi mi hanno risuonato e attivato molte cose. Io rappresento la Fondazione Altamane Italia, che è una fondazione che segue da vicino progetti che usano proprio l'arte nelle sue varie forme in contesti di disagio, sia fisico che psichico che sociale, in Italia e all'estero. E da qualche anno accompagniamo il teatro alla Casa dei Risvegli con anche un po' di orgoglio, devo dire, oltre che gioia. E il tema dell'arte che non è misurabile è un tema estremamente importante in questi contesti, perché molte realtà che noi seguiamo hanno iniziato ad avere il bisogno di dimostrare che quello che loro fanno ha un senso. Noi lo sappiamo, è percepibile e tangibile, però proprio per attivare una trasformazione culturale e politica queste cose vanno raccontate. Poi come lo fai è una cosa che cambia tantissimo da contesto a contesto e ognuno deve trovare il proprio modo di raccontarlo. Quindi io sono molto contenta oggi anche di aver sentito la ricerca che avete portato avanti voi, che lo dimostra su un piano chiaramente sociale, narrativo, ed è estremamente importante farlo. Quindi vorrei rinforzarvi su questo, ringraziarvi, e sono stata felicissima oggi di vedere così tanti giovani e l'università, perché queste cose vanno raccontate, vanno dette, ditelo come vi sembra più opportuno farlo, però ditelo in contesti di questo tipo, perché altrimenti la trasformazione culturale non la faremo mai, insomma. Quindi grazie. Bene, grazie ad Annalisa Sutera della Fondazione Altamane Italia. Per concludere ringrazio tutti, Rionoda, Salvi, Truel, Alessandro Bergonzoni, tutti i relatori della Casa dei Risvegli, Luca De Nigris, Roberto Pipiano, ha dovuto andare via. Il pubblico che ci ha aspettato fino volevo adesso. Ricordarvi alcuni appuntamenti. Allora, alle 17 oggi in Sala Borsa la mostra La Luce dei Risvegli, che è una mostra fotografica fatta dai nostri dimessi della struttura, accompagnati da fotografi alle 17 in Auditorium Biagi. Poi il 5 siamo in piazza con la giornata nazionale paralimpica, abbiamo il torneo della prima domenica, abbiamo la grande festa alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris con alle 11:30 con Alessandro Bergonzoni il lancio dei palloncini, con il signor Zuppi, il governatore della regione Emilia Romagna Bonaccini, il direttore generale dell'azienda US di Bologna Gibertoni. Però vorrei che Alessandro Bergonzoni ci raccontasse questo risveglio del 7 mattina alle ore 7:30 al Cinema Teatro Galliera. Velocissimo, La cucina del frattempo e Predisporsi al micidiale, due titoli di 10-15 anni fa del mio teatro. Risvegli significa questo: alzarsi senza voglia, contro voglia, oppure senza sapere perché lo devi fare, perché le 7:30 è una levataccia, levarsi come il sole, come sorgere, come risorse. Venirsi a vedere due spettacoli proiettati in un film che non rivedrete mai più perché non ci sono e sono una rarità, e poi andare a vedere e a parlare il collegamento, presto detto c'è anche Zuppi, quindi c'è il tema della religione, prima c'è il tema del cinema, poi c'è una volta per capire che niente è slegato, assolutamente niente è slegato. Grazie, arrivederci.